Certo, raccontare in mezz'ora che cos'è l'incertezza e come vivere nell'incertezza non è cosa, a mio avviso, facile. Proviamo con qualche esempio in modo molto rapido. Unica citazione colta che mi permetto è questo meraviglioso ritratto della nostra condizione, scritto da un signore che si chiama Blaise Pascal e pubblicato quando era già morto nel 1669-70. È uno dei suoi pensieri, numero 72 dell'edizione Brunswick. La nostra condizione ci rende incapaci sia di conoscere con piena certezza come di ignorare in maniera assoluta. Voghiamo in un vasto mare, sospinti da un estremo all'altro, sempre incerti e fluttuanti. Ogni termine al quale pensiamo di ormeggiarci, di fissarci, vacille ci lascia. E se lo seguiamo, ci si sottrae, scorre via, fugge in un'eterna fuga. Nulla è fermo per noi. E questo lo stato che ci è naturale, che tuttavia è il più contrario alle nostre inclinazioni. Noi bruciamo dal desiderio di trovare un assetto stabile, una base sicura per edificare una torre che si innalzi all'infinito. Ma ogni fondamento scricchiola e la terra si apre sino agli abissi. Parte il riferimento abbastanza ovvio alla Torre di Babele, no? È un ritratto molto bello della nostra condizione di incertezza, che potrebbe certamente non sfigurare in un qualche trattato di filosofo postmoderno, con una sola differenza, che Pascal scrive decisamente molto meglio, no? Molto meglio. E allora domanda, se questa è la nostra condizione, possiamo in un qualche modo venire a patti con questa condizione di incertezza e riuscire a in qualche modo governare questa effettiva condizione umana, che noi siamo come sopra una barca sospinta dai venti di tempesta. È un'immagine molto classica, molto antica, c'è tra l'altro, tanto per citare qualcuno, in Agostino di Ippona, che l'incertezza sconvolge le nostre abitudini, ma noi non abbiamo niente di meglio delle nostre abitudini. È una cosa ben detta, per esempio, negli Essai di Montaigne, ma, dice Pascal, noi rispetto a Agostino e rispetto a Montaigne abbiamo una cosa in più, abbiamo la règle des parties, cioè la regole del calcolo delle probabilità. Pascal si sofferma a lungo su questa tematica, sottolinea più di una volta che la regola del partito, cioè il calcolo di probabilità, è una guida ogni volta che noi agiamo per l'incerto, e d'altra parte quante cose si fanno per l'incerto, dice viaggi per mare, guerre, rivoluzioni, sommosse, gioco alla roulette, investimenti economici. C'è già tutta la modernità qua dentro, come voi vi rendete conto. Anzi, noi ogni volta che ci imbarchiamo in un'azione dall'esito incerto, e quale azione non è con esito incerto alla fin fine, noi scommettiamo, mettiamo a repentaglio la nostra vita, il nostro tempo, le nostre sostanze, e quindi ci impegniamo in una scommessa. Anzi, dice Pascal, persino su Dio si scommette, perché un conto è pensare a vivere come Dio vorrebbe, quindi guadagnarsi, se Dio esiste, un bene infinito, oppure dimenticarsi di Dio e perseguire beni finiti, ma attenzione che siccome noi siamo incerti se Dio esista o non esista, diamo probabilità un mezzo all'una ipotesi e all'altra. Peccato che se una si verifica, quella di Dio, guadagniamo un bene infinito e perdiamo solo i beni finiti di questa vita. Se poi ci è andata male, abbiamo comunque perso dei beni solo finiti, mentre invece se noi ci siamo comportati da miscredenti, al più ci restano i beni finiti, ma perdiamo il nostro contatto con l'infinita potenza di Dio. Famoso argomento pascaliano della scommessa, sul quale molto si potrebbe dire, non ne sto qui a parlare, magari può essere argomento di discussione, perché molto dipende anche dal concetto che noi ci facciamo di infinito, da quello di Dio. Non è detto che la nostra utilità
debba essere sempre infinita se Dio c'è. Ecco, su questo i grandi nemici dei giansenisti, cioè i calvinisti, puri e duri, avrebbero già avuto molto da dire. Ecco. Ma il giansenista Pascal, appunto, ci dice di considerare la probabilità come misurata, valutata da una scommessa. Questo è il punto di fondo a cui io volevo arrivare. Salto di un po' di secoli, vengo sostanzialmente al 1931 o giù di lì, quando il matematico italiano Bruno De Finetti ha pubblicato a Napoli, presso la fotografia Perrella, il suo testo fondamentale, Probabilismo, in cui l'idea della scommessa è un'idea che viene utilizzata proprio per chiarire cosa intendiamo per probabilità. Che cos'è la probabilità di un evento qualsiasi? Che so io, per esempio, che il mio figlioccio Alberto sia promosso al prossimo esame d'inglese. E potrebbe, la probabilità è qualcosa che mi fa pensare a una situazione per cui per Alberto sono indifferenti due alternative. Ricevo una somma unitaria, che so io, $100, se è promosso, se l'evento si verifica, e niente se non si verifica, oppure scegliere di ricevere con certezza, indipendente o meno dal verificarsi dell'evento, dall'essere o non essere ripromosso, una quantità P che è una frazione della la somma che ho considerato prima unitaria. Questa quantità P è la probabilità che il soggetto in questione attribuisce al verificarsi dell'evento E. Questo concetto è appunto il concetto che si chiama di probabilità soggettiva. E il metodo operazionistico suggerito da Bruno De Finetti è un metodo che ha un grande vantaggio, un vantaggio illuministico, quello di chiarificare la sensazione anche oscura, quasi animale, io posso avere nel verificarsi in un evento con dei metodi operativi che mi permettono di assumere, se non proprio un numero, almeno una diseguaglianza in cui stimare il mio sentimento di fiducia in quell'evento. Evidentemente questa posizione è una posizione che adesso io naturalmente ho detto in maniera molto semplificata, che ha il vantaggio di non impegolarsi in discussioni ontologiche su che cos'è o su cosa non è la probabilità, come se fosse qualche cosa al di là fuori di noi. Bruno De Finetti ebbe a dire, soprattutto nella versione inglese del suo monumentale trattato delle probabilità, che attenzione all'articolo determinativo e al singolare, la probabilità non esiste. Curioso che lo venga a dire uno che si è occupato per gran parte della sua vita di probabilità. La probabilità non esiste, un po' come diceva Popper, che dopo anni che tengo la cattedra di metodo scientifico, insegno ai miei studenti che il metodo non c'è. Ecco, in questo senso c'è un'analogia dai nostri due autori che per molte altre cose invece divergono in maniera anche abbastanza drammatica. Ma per tornare appunto a De Finetti, non c'è una probabilità là fuori di noi, un qualcosa che è un dato naturale, c'è invece le probabilità che ciascuno stima. La mia stima di un evento, per esempio quello della promozione del mio figlioccio Alberto, potrebbe essere diversa da quella di Alberto, e tutte e due potremmo avere una stima di probabilità diversa da quella dell'insegnante di Alberto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ogni tante teste, tanti pareri. Così è, se vi pare, per citare Luigi Pirandello, grande autore che De Finetti amava moltissimo. È interessante questo atteggiamento perché già tronca tutta una serie di questioni che a prima vista hanno fatto versare fiumi di inchiostro. Chi non conosce, per esempio, la battuta di Einstein? No, non posso credere che Dio giochi col mondo a dadi.
Ecco, ma questa battuta di Einstein è piuttosto curiosa, perché se noi pensiamo a un Dio come quello di Spinoza, che sicuramente è dotato di una informazione perfetta, non c'è nessun bisogno di giocare ai dadi. Ai dadi ci giochiamo noi, cioè siamo noi che usiamo modelli probabilistici nella fisica, non perché Dio ami o no i dadi o i giochi d'azzardo, ma perché nella nostra indagine sulla natura siamo costretti a tener conto della nostra fondamentale incertezza. Quindi questo esempietto con la battuta di Einstein, secondo me, è estremamente interessante, perché ci fa capire che per molto tempo alla concezione soggettivistica, come quella di Pascal a cui abbiamo fatto riferimento, si è contrapposta invece una concezione oggettivistica della probabilità, perché là, come la verità sui denti, insomma, contro i nostri denti. E questo, fin come ha mostrato Jan Hacking, fin dal grande momento in cui i giochi di azzardo spinsero non pochi matematici, tra cui appunto Pascal e il suo amico Pierre de Fermat, a occuparsi del calcolo delle probabilità. Se voi prendete per esempio la grande logica di Port-Royal, Arnaud e Nicole, ad un certo punto i nostri due autori usano tanto il sentimento soggettivo che ci spinge ad assumere certi rischi se il gioco vale la candela, il fatto che per esempio se io sono fortemente motivato esco anche in un giorno di temporale nonostante che tema il tuono e soprattutto il fulmine che può arrivarmi addosso, con considerazione del tipo ma tanto noi oggi diremmo statisticamente gli incenerimenti da fulmine sono piuttosto rari. Uno diceva, ma credo su 100.000 era la stima di Arnaud, però ecco, quindi vedete che già nei padri fondatori c'è questo tipo di oscillazione è del resto perfettamente comprensibile in un tipo di società come quella del 600 e poi del primissimo Settecento, dove le sommosse, le guerre, gli investimenti economici, i viaggi per mare erano diventate una condizione esistenziale abbastanza diffusa. Gli avventurieri sono quelli che rischiano sul mare o la propria vita o le proprie sostanze o i propri soldi perché investono in imprese commerciali. C'è tutta un'enorme letteratura su questo aspetto. Io non sto a farvela lunga perché volevo sottolineare come se da una parte l'idea di scommessa risale a un grande pensatore cristiano cattolico, cioè Blaise Pascal, c'è un altro religioso che ha in questo qui se succede il disastro, ma come faccio? Ce n'è uno libero. Ah, ecco, grazie. Qual è la probabilità che si sia salvato in un nubifragio nella zona più tempestosa tra l'Irlanda e la Scozia il marinaio John Smith? Beh, a priori può essere poca, può essere tanta, ma io comincio a sapere che il marinaio John Smith non sa nuotare. Allora, alla luce dell'informazione B, John Smith non sa nuotare, era proprio difficile che si salvasse in un mare adirato. Ma se però si scopre che lì vicino passava una corvetta che appena che John Smith è finito in acqua l'ha tirato subito su, allora non è così improbabile che John Smith si sia salvato. Ma se non c'era nessuna nave, non sapeva nuotare, il mare era forza 9, è stato veramente miracolato. Poi andare avanti, no? con questo giochetto. L'idea razionalistica che Bayes aveva è che i miracoli non sono violazioni delle leggi di natura, ma sono combinazioni delle leggi di natura fortemente improbabili. No? Ecco. Dalle applicazioni in campo calcistico, scommesse se sul calcio o miracolistiche, passare poi a modelli più sofisticati in campo economico è una questione di fatica nell'esplicitare questi termini che compaiono nel teorema di Bayes. Ecco, ma la cosa che è importante è che il teorema di Bayes non piace.
Il teorema di Bayes non piace perché introduce all'inizio queste probabilità iniziali, indipendentemente dalle singole informazioni con cui sottopongo a test la mia ipotesi, e queste possono essere diverse tra me e Maffettone, tra me e Ocone, tra me e la signora Fulvia. E allora non entra una componente irremediabilmente soggettiva nel terreno della costruzione logica e pulita della scienza? Questa è la ragione per cui il calcolo delle probabilità a Auguste Comte, positivista, faceva orrore. Piaceva invece al matematico Henri Poincaré, un po' dopo, e piaceva anche ad alcuni filosofi di origine soprattutto anglo-americana, che si chiamano pragmatisti, per i quali Bruno De Finetti aveva, come dire, un orecchio particolarmente attento. Perché? Perché quello che a noi interessa stabilire qui non è se in sé sia probabile una certa cosa o meno, ma perché io, lavorando in un certo modo, arrivo a fidarmi di più di quell'ipotesi di quanto non ero magari disposto a farlo in partenza, cioè a rivedere in modo razionale le mie credenze. Facciamo subito un punto molto importante, che diciamo subito: ci sono quelli a cui questa soggettività dà fastidio. Per loro la probabilità è un insieme di frequenze relative in un collettivo. Qual è la probabilità che, tirando la mia monetina e giocando a testa e croce, venga fuori testa invece che croce? Faccio una serie di campionamenti, testa, croce, e vedo che più aumentano il numero delle teste e delle croci, più si tende a una media T testa C croce più o meno equivalente, e quindi vengo fuori a dire che la frequenza di testa è un mezzo, se andassi all'infinito, e quindi la probabilità di beccare le teste invece che croce in uno dei giochetti più popolari che fanno pure i ragazzini è sostanzialmente un mezzo, no? Falso. De Finetti chiamava tutto questo una superstizione, poi andava anche più pesante, no? Qualche volta andava anche più pesante. Una superstizione. Perché una superstizione? Perché questa posizione oggettivistico-frequentista, peraltro assai diffusa presso i positivisti logici, proprio quelli che rispondevano ad Einstein dicendo sì, Dio gioca davvero a dadi, perché c'è un uso oggettivo delle probabilità come frequenze, ha parecchi difetti. Intanto non si capisce bene cosa vuol dire un esperimento fatto che deve andare avanti all'infinito. Possiamo mettersi a fare giochettini con le monete, ma non abbiamo voglia di passare tutta la nostra esistenza a fare sequenze di teste e croce. Prima cosa. Ma seconda cosa, elimina uno dei casi più interessanti della probabilità, l'evento singolo, perché noi siamo incerti non tanto, non solo su sequenze di eventi analoghi, ma su quello che è proprio quello. C'è poco da fare, il Milan che gioca oggi contro l'Inter non è il Milan che ha giocato 10 anni fa contro l'Inter, è cambiato tutto, è solo un nome Milan per tutti e due casi, ma ogni partita è veramente nuova, può cambiare la formazione, cambia il terreno, cambia l'umore dei giocatori, i giocatori di me, come anche i non giocatori come me, Sebastiano, invecchiano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, quindi perdiamo l'evento singolo, che sono gli eventi più importanti, sono gli eventi quelli su cui scommetteva Pascal, per esempio una rivoluzione, per esempio un'impresa commerciale, per esempio un investimento economico. Non c'è niente da fare da questo punto di vista. Per di più, se uno volesse fare il nominalista rigoroso, ogni evento è singolo e irripetibile. Perché per poter dire, per esempio, che questo lancio di moneta che faccio adesso, poi lo rifaccio, per fare un piacere a Sebastiano, no, e giochiamo testa e croce,
No, sono la ripetizione del lanciare la stessa moneta. Da un punto di vista della microfisica ci sono non poche obiezioni a questo punto di vista. Semplicemente noi facciamo finta di niente e le piccole differenze vengono trascurate con un atto di astrazione. Ma se uno fosse ragionevolmente fatto come l'Ireneo Funès di Borges, o il sorge di lo sgrum che viene su ogni filo d'erba, va bene? È diverso dallo sgrum che viene su di ogni altro filo d'erba. Quindi non ci sono eventi esattamente uguali. Ciascun evento ha una piccola differenza rispetto agli altri. Lo sapeva un signore che si chiamava Giorgio Goffredo Guglielmo Leibniz, peraltro uno studioso anche lui di calcolo delle probabilità. Quindi siamo in buona compagnia. Siamo buoni, compagni. E allora molto più interessante è la posizione soggettivistica, la quale lascia a ciascuno di dare la stima di probabilità iniziali che preferisce, dunque gli lascia la massima libertà di servirsi del teorema di Bayes e produrre un modello di apprendimento bayesiano e quindi tutto va bene. Non esattamente non tutto va bene, quasi tutto va bene, perché Bruno De Finetti nel 1929-31, ma il testo del 31, no, questo è chiarissimo, mette un'unica condizione nell'assegnazione dei suoi valori di probabilità, delle sue scommesse. Non si possono fare le scommesse come uno non crede, deve dare delle scommesse su uno spettro di eventi che siano coerenti, in cui cioè non vinca una delle due parti, cioè non vinci sempre tu o non vince sempre il banco, se no queste, le scommesse in cui la perdita per una delle due parti è sicura si chiamano tecnicamente scommesse olandesi, nessuno ha mai capito perché gli olandesi abbiano questa fama di scommettitori o stupido truffaldini a seconda dei punti di vista. Io ho una mia interpretazione. Non sulla storia dei tulipani. No, non è tanto dei tulipani, credo che fosse l'antipatia che destavano gli olandesi venuti al seguito di Guglielmo di Orange dopo la Glorious Revolution, che è ben raccontato in un film di Peter Greenaway, in cui queste cose si vedono bene, perché si atteggiavano a padroni, a più civili rispetto agli inglesi e gli facevano finalmente pesare che la grande lotta sul mare tra inglesi e olandesi, vinta a suo tempo da Cromwell, adesso invece ce l'avevano loro, e se non era per loro si sarebbero cuccati una restaurazione cattolica. Quindi non c'è niente di peggio per un protestante istituzionale come un inglese di vedere un altro che è più protestante di te, ti dà pure la lezione. No? Ecco. Quindi io credo che sia, che la ragione sia quella, però è solo una congettura mia. Fatto sta che se uno evita scommesse olandesi, le scommesse sono davvero probabilità, nel senso della teoria formale delle probabilità. Se d'altra parte uno dà una distribuzione qualsiasi di probabilità che rispetta le leggi delle probabilità, allora si possono interpretare come scommesse non olandesi. Questo è il primo grande teorema di De Finetti, una concezione che in parte era stata ottenuta indipendentemente anche dall'inglese Ramsay, ed è significativo che questo tipo di impostazione viene negli stessi anni, inizio degli anni 30, in cui il grandissimo matematico russo Kolmogorov dà una elegante e impeccabile definizione assiomatica di cos'è delle probabilità. Ma attenzione, l'assiomatica di Kolmogorov non ti dice minimamente come puoi operativamente stabilire una probabilità. Mentre proprio questo è l'obiettivo dell'impostazione di De Finetti. Quindi quando qualcuno diceva che De Finetti amava definettire i teoremi di matematica, in realtà ci stava dicendo che le reti assiomatiche sono utili per mettere in luce quali sono le relazioni fondamentali, ma non ci dicono il valore operativo delle definizioni. Quindi la pura assiomatica è un esercizio utile per matematici, ma non è un qualche cosa che immediatamente permette di arrivare ai contenuti. E questi interessavano definiti, i contenuti. E questa impostazione soggettivista ha, come vedete, un grande vantaggio che
per gli altri, più di uno, quello per esempio di trattare gli eventi singoli. Faccio subito un esempio tratto dall'impresa scientifica e non dalla vita comune di partite di calcio e viaggi per mare. Voi sapete che una delle teorie che più ha sconvolto il Novecento è la teoria della deriva dei continenti e degli oceani, stabilita da un signore che si chiamava Wegener, no? Wegener, benissimo, cosa ha fatto Wegener? Wegener ha detto, attenzione, i continenti in un qualche modo galleggiano, ma come uno dice, li abbiamo chiamati fino adesso terraferma, cosa c'è di più fermo di un continente? Wegener usava sostanzialmente, questo è un esempio proprio caro a De Finetti, che il teorema di Bayes, per far vedere che la sua idea era molto plausibile. Per esempio, per secoli si è notato, da Bacone in poi, che il Golfo di Guinea accoglierebbe bene, incastrato dentro, il nord-est del Brasile. Lo stesso vale per le coste occidentali dell'Irlanda rispetto alla frammentazione costiera più o meno di Terranova. Come mai ci sono questi incastri? Boh, rispondeva Bacone, Dio non smette di meravigliarci. Invece, se voi la pensate come Wegener, un conto è la ipotesi iniziale A, la deriva dei continenti, B è la presenza di questi incastri. Allora, una volta che noi studiamo la probabilità della deriva vedendo gli incastri, ci rendiamo conto che abbiamo aumentato la nostra fiducia soggettiva nella deriva dei continenti, perché sono perfettamente plausibili il fatto che siano degli incastri B, una volta ammesso che i continenti prima fossero uniti insieme e poi si fossero allontanati, frammentandosi l'uno degli altri, la famosa ipotesi di Pangea discussa ampiamente da Wegener. Quindi è interessante notare che questo modo di pensare bayesiano è un modo di pensare che ci permette di dominare l'incertezza tanto nelle questioni di buon senso comune quanto in questioni più sofisticate come quelle che riguardano la crescita della conoscenza scientifica. Questo è il punto di fondo, io direi, è il punto detto di fondo. Già. E qui c'è già una lezione di convivenza civile, perché signori, se voi poneste che è totalmente assurda la posizione della deriva dei continenti, no, è un'impossibilità quasi logica, voi dareste probabilità uguale a zero. Se date probabilità uguale a zero, evidentemente anche la probabilità dell'ipotesi, con tutte le evidenze che andate a cercare, collassa su zero. Quindi non date mai valori estremali, alle vostre ipotesi iniziali, perché l'atteggiamento dogmatico non paga nella ricerca. Non solo, ma se uno di noi dà un tipo di valutazione, un altro può dare un'altra iniziale. Andiamo a vedere poi man mano come, aumentando i fatti pertinenti nell'inchiesta, le differenze iniziali di probabilità soggettive si stemperano applicando in modo reiterato il teorema di Bayes. Questa è una lezione di estrema tolleranza, appunto, purché siano coerenti tutte le opinioni possono inizialmente andare bene. Si chiama tecnicamente regola di Cranwell, perché fu usata da Oliver Cranwell per rispondere agli ultradogmatici teologi calvinisti scozzesi. Ma indipendentemente da questa matrice religiosa è un esempio appunto di tolleranza intellettuale. Non solo, c'è un ultimo punto, se ho tempo ancora, che così facciamo vedere come l'approccio di De Finetti raccoglie in modo mirabile, secondo me, l'insegnamento dei grandi studiosi del problema dell'induzione, ne cito tre. David Hume, ovviamente, poi ci metterei Henri Poincaré e per terzo, affiancato cronologicamente a Poincaré, anche Lord Bertrand Russell. Questi tre grandi maestri hanno fatto vedere che in un qualche modo aveva ragione Montaigne, noi ci fidiamo delle nostre abitudini. Guai se, per esempio, la strada che noi usiamo la mattina per andare al lavoro in un certo punto si impazzisse e non ci portasse più
dove ci aspettiamo che ci porta. È un'utopia negativa descritta di un meraviglioso racconto di Chesterton, tra l'altro. Ma Chesterton a parte, noi abbiamo bisogno di regolarità. Però troppa regolarità, troppa abitudine fa male. Il pollo, che ogni giorno a mezzogiorno riceve il cibo dal suo padrone, comincia a convincersi che sia una legge di natura essere nutriti a mezzogiorno. Peccato che la vigilia del giorno di Natale il padrone arrivi, prenda il pollo, gli rompe l'osso del collo e il povero pollastro diventa da lui pollo, nel senso di cibo, sulla tavola del suo padrone. Forse era meglio scappare. Forse era meglio essere un po' un teorico del sospetto, alla Popper o alla Nietzsche, sospettare un po' di troppa regolarità. Ma chi ci dice che anche la nostra fiducia che il sole sorgerà domani non sia della natura dell'inganno del pollo? Domanda che poneva Lord Bertrand Russell nel 1911. Già, chi ce lo dice? Popper ha preso la posizione più pessimistica. Stiamo zitti su tutto questo. Limitiamoci a delle congetture per vedere se poi qualche volta l'esperienza non ci colle in fallo e di una sola cosa saremo sicuri, che abbiamo sbagliato. La posizione di Bruno De Finetti, che proprio stavo discutendo la posizione di Popper nelle sue lezioni, poi raccolte in un bel volume del Saggiatore da un filosofo italiano che si chiama Mura, che si chiama Mamura, ecco, in queste lezioni De Finetti affrontava nettamente il modello di Popper e sosteneva che il modello di Popper era un modello poco soddisfacente, perché ci fa soltanto il caso estremale di una falsificazione. Se per esempio io sto facendo delle congetture su come è fatta un'urna, che contiene, poniamo, due biglietti, e so soltanto che o sono bianchi o sono neri, e quindi ho tre possibilità, bianco-bianco, bianco-nero e nero-nero, certo, se tiro fuori un biglietto bianco, scarto la struttura nero-nero. Questo è quello che Popper ci autorizzerebbe a fare. Ma se invece tiro su bianco e guardo le altre due strutture, può andare bene tanto bianco e nero, tanto bianco-bianco. Allora comincio, bianco, 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 sono naturalmente estrazioni con reimbussolamento senza segnare la carta, se no il giochetto è bello finito. Insomma. Ecco, se valgono queste regole del gioco, io posso anche aver trovato un K molto grande e devo dire sconsolatamente, ahimè, ahimè, il nero non si fa pescare, forse non c'è. Forse non si fa pescare, comunque, devo fermarmi. Ma uno mi direbbe, ma col teorema di Bayes tu potresti benissimo arrivare alla congettura che bianco-bianco è più probabile di bianco-nero. Già, ma non ragionerei esattamente come quel tale che diceva oggi sono vivo, anche ieri ero vivo, anche l'altro ieri ero vivo, sulla luce di queste evidenze è ovvio che vivrò per sempre. Che è una versione molto più rozza del pollastro di Bertrand Russell di cui abbiamo parlato prima. La risposta è che il ragionamento induttivo, l'estrapolazione da un campione finito a una legge generale o a un campione più sofisticato ancora finito, potete farle tutte e due, le due possibilità, non vale. Non vale per le ragioni che già Hume aveva tirato fuori, che sono state poi riprese da Poincaré e da Russell, con l'esempio anche del pollastro, e qui Popper ha perfettamente ragione, questo tipo di induzione non vale. Ma come scrive bene Bruno De Finetti, in un testo di importanza secondo me epocale, in un testo del 1934, che si chiama L'invenzione della verità, che è dedicato a dei filosofi, tra l'altro, e non a dei professionisti della statistica e né a tantomeno dei matematici puri, l'induzione come procedimento generale non vale sempre, per le ragioni abbiamo detto fin qui, Hume, Russell, eccetera, ma vale sotto una piccola condizione aggiuntiva. Questa piccola condizione aggiuntiva è che gli eventi che vengono presi in considerazione siano scambiabili. Il termine è stato preso dal francese,
Poi appunto De Finetti lo usò in maniera più sistematica nel suo capolavoro del 1935, Lezione orale, e poi 37, le lezioni all'Institut Henri Poincaré di Parigi, note come la previsione, pubblicato in francese, poi tradotto in inglese e finalmente anche grazie al lavoro molto attento di Marco Mondadori tradotte anche in italiano. Ecco, che è interessante questo punto, questa idea della scambiabilità. Noi vorremmo abitualmente considerare un lancio che ci dà testa, testa, croce, non molto diverso dal puzza probabilistico di uno che fa testa, croce, testa. Il che vuol dire che quello che ci interessa qui è la proporzione tra le croci e le teste e non l'ordine in cui questo è avvenuto. Se per una sequenza di eventi vale una condizione di questo genere, diciamo che quegli eventi sono scambiabili. C'è un mucchio di eventi che non sono scambiabili. Per fare un esempio che credo divertisse molto De Finetti, un conto è l'estrazione di un numero all'otto se qualcuno non ha, come si dice, scaldato i dadi, ecco, scaldato. Un conto sono le prove alla roulette se uno non ha messo il piedino sotto che sposta opportunamente la pallina, eccetera, eccetera. Un conto sono delle altre prove, per esempio sono le prove sportive. Prendiamo per esempio Guglielmo Tell, che colpisce in modo magistrale la mela sulla testa del bambino facendo vedere al balivo che lui è un grandissimo arciere. Il balivo però è un tipo un po' rognoso, dice bene Guglielmo l'hai fatto, fa un altro esempio. E allora Guglielmo rifà con la mela, di nuovo ricolpisce la mela e noi il bambino. Non è stato un colpo di fortuna, mentre Guglielmo è proprio bravo. Anzi, è così bravo che ci prende gusto, prende una terza mela, la mette sulla testa del bambino, no, e spacca di nuovo la mela. Diciamo che questa operazione si ripete n volte con n sufficientemente grande. Alla n più 1 probabilmente il bambino, papà, non la vuoi smettere, perché guarda, ho paura che la mano ti si intorpidisca. Quindi una serie di questioni sono, scusate, di eventi sono scambiabili, ma la maggior parte degli eventi reali in cui noi viviamo, nel mondo in cui viviamo, non sono scambiabili. Per esempio, non è scambiabile la data della vigilia di Natale con qualunque altro giorno dell'anno, come il pollastro si accorge a sue spese. Ma nemmeno il sorgere del sole ogni giorno è scambiabile in assoluto. Perché, mi dice la mia amica Margherita H, che dopo, da adesso a 4 miliardi e qualcosa di anni, il Sole prima si dilata, poi si ricontrae, questo movimento coinvolgerà i pianeti e il Sistema Solare almeno fino a Marte, il che vuol dire che in quel momento non ci saranno più sorgere e tramontare del Sole su questa Terra e nemmeno filosofi della probabilità che si domanderanno qual è la probabilità che domani ne ritroviamo sorto il Sole, no? Ecco, benissimo. Questa pare che sia una prospettiva che inquietino un po' le persone che vanno alle conferenze scientifiche. Comunque, detto questo, quindi la scambiabilità può essere a tempo, può durare fino a un certo punto e poi no. Oppure può essere la scambiabilità un'ipotesi ragionevole finché non si va a un esame più raffinato della struttura fisica sottostante. Questa idea della scambiabilità parziale o a tempo è stata introdotta da Bruno De Finetti in maniera geniale nel 1959 in un gruppo di lezioni tenuto ai corsi Cime di Varenna. Poi ripresa anche in un convegno che ho bellissimo a cui ho avuto il piacere di assistere e di partecipare a Torino, voluto da Ludovico Geimonà. Lì veniva fuori una cosa molto interessante. Primo, che le condizioni di scambiabilità permettono temporaneamente almeno di identificare la probabilità soggettiva con la probabilità oggettiva. Perché? Perché la probabilità oggettiva è quella che voi avete abitualmente, la probabilità come frequenza, quando assumete l'ipotesi di scambiabilità. Allora mi ricordo che i carnapiani, che erano lì presenti, non faccio i nomi di coloro per carità di patria, dissero, ma allora basta aggiungere
un nuovo assioma agli assiomi della probabilità, quella scambiabilità, e quindi tutto torna. Di qui si udì l'urlo di Bruno De Finetti, il quale giustamente dice: ma la scambiabilità è un'ipotesi empirica che va appurata caso per caso, non potete prenderla e farla diventare un assioma che a priori restringe il campo lo delle probabilità. E questa era una obiezione di De Finetti molto bella, perché mostra subito come la scambiabilità può dipendere da tutte le nostre conoscenze di sfondo. È un'ipotesi empirica che può avere anche lei una probabilità con che noi vogliamo vagliare. Per esempio, supponiamo di fare un tipico test farmacologico e vediamo che per esempio questo test dà una buona percentuale di guarigioni. Benissimo, allora nel campione ci siamo io e la signora Fulvia, benissimo, ma il fatto che io reagisca al farmaco mentre invece Fulvia non reagisce, è il fatto che questo farmaco ha un 50-60% di successi, mica da buttare via un farmaco del genere. Benissimo, e io e la signora De Finetti, Fulvia De Finetti, siamo scambiabili. Poi però un chimico ci viene a dire che questo farmaco interagisce diversamente per la sua composizione con gli ormoni maschili e con quelli femminili. Allora maschi e femmine non saranno più scambiabili nel campione. Bisognerà fare un campione per i maschi e un campione distinto per le femmine. Questo vuol dire la scoperta della parzialità della scambiabilità, che l'indagine va avanti raffinandosi sempre di più e in linea di principio never ends, come diceva Popper, non finisce mai. Ma che vantaggio ha questo tipo di impostazione? Che certamente se noi ci rendiamo conto che certi eventi che consideravamo fin qui scambiabili non lo sono più, abbiamo falsificato la nostra ipotesi, in questo siamo stati popperiani, ma andando avanti, applicando il teorema di Bayes sotto l'ipotesi della scambiabilità, abbiamo non soltanto la certezza dell'insuccesso, ma anche qualche volta la certezza dei successi, cioè impariamo positivamente dalle esperienze e non soltanto in modo negativo come Popper pretende. Volevo aggiungere due cose, una è una questione puramente storica, però è significativa. Nel 1931 De Finetti mandò alla Università Cattolica di Padre Agostino Gemelli il testo di probabilismo pronto per la pubblicazione, ma ovviamente non ancora pubblicato. Le pubblicazioni dell'Università Cattolica gli risposero che c'era troppo relativismo, lì dentro, e che quindi non era adatto, avrebbe sicuramente trovato una sede migliore. La sede fu poi la rivista Logos del filosofo Agliotta, appunto stampato da Perrella a Napoli. Nel 1934 De Finetti riprende queste idee e le approfondisce filosoficamente in un modo secondo me straordinario. In L'invenzione della verità viene mandato a un concorso, essendo destinato a letterati e filosofi, il testo di De Finetti non viene preso in considerazione. È rimasto nel cassetto, Fulvia De Finetti, che è qui presente, che ringrazio, è seduta qui, lo sa bene, finché proprio Fulvia l'ha recuperato e ha fatto sì che uscisse nel 2006, centenario della nascita di Bruno De Finetti. Ecco, questa è una questione, come dire, di storia esterna, di storia dei testi, ma c'è una lezione molto profonda, secondo me. L'impostazione che abbiamo discusso qui è un modo che affronta l'incertezza e sostituisce delle forme di incertezza controllate, ma non arriva mai alle sicurezze assolute. Non troviamo lo strato di solida roccia. Siamo sempre precostretti, come diceva Bruno De Finetti, a costruire su sabbia. E questo naturalmente non è una ragione, però, per essere così sconvolti e disperati, come lo era forse Pascal nel frammento da cui ho preso le mosse. Perché? Perché c'è un punto che è significativo. Abbiamo imparato in questo modo a riconoscere come possiamo convergere, se usiamo le leggi delle probabilità, cioè il calcolo oggettivo, pur partendo da posizioni soggettive molto diverse,
molto diverse, e arrivando poi a delle decisioni che sul piano pratico, poi si possono fare poi degli esempietti anche molto semplici, ci permettono di agire intersoggettivamente. Tutto questo, come ha scritto, secondo me, molto bene Massimo De Felice, è un esempio che tra noi matematici c'era un pragmatista, cioè un uomo che aveva perfettamente assimilato una delle più importanti lezioni di una corrente filosofica, il pragmatismo, che è il figlio, direi, naturale della grande tradizione empiristica, appunto quella di Locke, di Berkeley e di Hume soprattutto. E forse niente di meglio che chiude sul pragmatismo di De Finetti, ricordando un autore che a De Finetti era molto caro, Giovanni Papini, il quale diceva: il pragmatismo non è una dottrina rigida, è come il corridoio di un grande albergo. In questo albergo ci sono molte stanze. In una stanza c'è un filosofo di sinistra che vuole cambiare il mondo, in un'altra stanza c'è un religioso che si mette a ginocchioni, in un'altra stanza c'è un sottile empirista, in un'altra stanza c'è un metafisico che costruisce sistemi con la stessa eleganza di Leibniz e via discorrendo. Benissimo, ognuno fa quel che vuole nella propria stanza, ma quando ci si incontra nel corridoio si discute apertamente, e nessun cameriere è così villano da venire a interrompere queste nostre garbate conversazioni. Quindi noi dobbiamo a Bruno De Finetti, a tutta questa tradizione, un gusto della garbata conversazione che è un esempio di società libera, secondo me. Grazie. Io sarei scommesso che era molto bello, infatti è stato una bellissima. Adesso ci sono le domande. Chi è che vuol fare qualche domanda? Mi passi un po' d'acqua. Sì. Anche i chiarimenti, se qualcuno vuole. Non dite che avete capito proprio tutto, perché qualcosa di. Lei ha fatto tempo a conoscere Fust? No. Quella così. Una curiosità. Visto che parliamo di incertezze, mi viene così da chiederci come potremmo affrontare le incertezze, le questioni che questa società, sempre globale, ci sta ponendo, e come poter vivere, visto che appunto l'uomo ha cercato di allontanarsi dalle incertezze, però alla fine l'incertezza fa parte della vita, in qualche modo. Ma come potremmo cercare di convivere, di gestire i grandi problemi futuri, anche con questi stati che magari stanno cedendo il passo a queste nuove organizzazioni internazionali? È una ottima domanda. Perché mi limito alla questione della stima delle probabilità, cioè le opinioni, non alla valutazione delle azioni, che invece ci dovrebbe condurre a introdurre anche delle funzioni di utilità, come si fa nel neoutilitarismo matematico oggi, tipicamente nella sintesi data a suo tempo da John Arsani e da Richard Sergel. Ma nella stessa questione delle probabilità il problema è molto delicato, perché questa è una teoria, attenzione, che è normativa e non è descrittiva. Non è che tutti gli esseri umani agiscano in questo modo razionale. Uno è razionale se è disposto
a lasciar parlare anche gli altri e soprattutto a non escludere dal dibattito alcune ipotesi empiriche a priori che gli sembrerebbero ripugnanti. È il senso della regola di Cromwell che citavo prima. Te vi scongiuro per le viscere di Cristo, pensate, signore del Kirk di Scozia, della Chiesa di Scozia, che qualche volta voi possiate aver torto e qualcun altro diverso da voi avrà ragione. Gli scozzesi, ahimè, non presero questo argomento di Cromwell per buono, anzi chiusero le porte di Edimburgo. Oliver, che aveva piazzato i suoi cannoni a Musselburgh, paesino che vi consiglio, adesso un pezzo del porto di Edimburgo, vi consiglio di visitare perché i peoceti lì sono una bontà straordinaria, puntò allora il cannone e a cannonate gli spiegò che era meglio avere un atteggiamento più fallibilista e tollerante di quanto gli scozzesi. Sì, quindi questo è un caso in cui appunto, prima regola. Seconda regola, appunto, dare stime di probabilità che siano delle vere probabilità, nel senso che rispecchino gli assiomi di Kolmogorov o qualche variante, e cioè non ammettono il trucco della scommessa olandese. Ora, dal punto di vista e poi appunto considerare in che casi empirici è bene introdurre una qualche forma di scambiabilità, anche magari parziale o a tempo. Queste sono non richieste forti. Non tutti gli esseri umani lo fanno. Anzi, una scuola molto attenta, in particolare quella di Kahneman e Tversky, Tversky fu quello che cominciò per primo, poi Kahneman gli venne dietro, ha fatto vedere che di fatto nei comportamenti economici effettivi la gente fa scommesse calze olandesi o talvolta cade nella trappola di scommesse olandesi. Quindi, come sempre, queste sono teorie normative che vengono usate per criticare e valutare il comportamento degli individui, non sono ammissioni che tutti siamo razionali e ci comportiamo tutti così, perché di fatto ciò non accade. Quindi usare la razionalità come uno strumento di critica dell'esistente, non certo dando per scontato che gli esseri umani siano razionali in questo senso. Anzi, come scrisse brillantemente Spinoza, che di probabilità anche lui se ne intendeva, tra l'altro, gli esseri umani sono tutto che razionali, di solito sono disperatamente dominati dalle loro passioni e quindi si agitano appunto come la barchetta sul mare in burrasca, no? Stessa immagine sostanzialmente di Pascal. E naturalmente più le dimensioni delle persone coinvolte, gli attori sociali, li aumentano, più si allarga e più i problemi diventano enormi. Io non mi sono sempre domandato, però non ho una risposta se questo tipo di modelli e anche i modelli decisionali che a questo tipo di probabilità si ispirano si possano in un qualche modo applicare su grandissimi numeri, dove entrano delle dinamiche di aggregazione molto diverse di fatto. E non vorrei che qui si finisse, dai, lo dico quello cuore che così è contento, come nella democrazia diretta di Rousseau. Va bene per Ginevra, che non erano mica tanti, ecco, già per la Francia è un po' più difficile, per paesi grossi come l'ex Unione Sovietica o gli stessi Stati Uniti è ancora più difficile. E notiamo bene che la democrazia diretta a Ginevra qualche disastro l'ha pure combinato, ecco, l'ha pure combinato. Ma comunque, quindi vanno presi come appunto, non sono il toccasana per risolvere una crisi, sono spunti che possono permetterci di pensare anche alle crisi, però questo sì. La mia impostazione è talmente diversa perché ovviamente ho difficoltà anche, ma sarò brevissima. Anzitutto una curiosità che mi veniva mentre lei parlava ed è questo: se lei distingue tra verosimile e probabile. Sì, adesso, ma questa è una questione puramente linguistica. È puramente linguistica, no, le dico subito. Io dico perché verosimile dico che verosimile è la verosimiglianza di A su B, non è altro che la probabilità di B su A. Ecco. È semplicemente invertendo le due cose. È la tecnica che usava linguisticamente Fisher. Perché secondo me, diciamo, solo in questo senso. Benissimo, allora ecco, perché invece dal mio punto di vista
Ci sarebbe invece una differenza importante tra verosimile e probabile. Però la domanda invece, chiamiamola l'osservazione che volevo fare, ma è difficile naturalmente in quello che lei ha detto, è se mi chiedo se diciamo questo modello che lei ha così diciamo magistralmente delineato e che è accattivante non è poi una formalizzazione che di tanto in tanto concede, come dire, qualcosa all'empiria e che però resta una formalizzazione che dal mio punto di vista è difficilmente accettabile in quello che io con Husserl chiamerei la Lebenswelt, il mondo della vita. E quindi perché tra l'altro proprio a proposito anche di quello che lei diceva, lei non per caso ha sempre parlato di soggetto, oggetto, una volta a un certo punto ha detto intersoggettività, però io mi chiedo se in quello che lei chiama il calcolo della, diciamo, della, nel suo concetto di probabilità non si dimentichi proprio la dimensione storica e la dimensione di una comunità, cioè io non sono un soggetto astratto, sono un individuo concreto che vive in una comunità che condivide, ecco perché per esempio per me è anche difficile pensare alle stanze come lei le ha delineate alla fine, perché per me all'inizio c'è una condivisione che la, per esempio la comunanza della lingua. E dunque anche proprio l'applicabilità, non è l'applicabilità delle regole del semaforo, ma è l'eccezione che fa, che mette in gioco anche la regola. Pensiamo a Wittgenstein. Quindi per me il modello della formalizzazione è affascinante, accattivante, ma filosoficamente non mi aiuta nel mondo della vita. Ecco, lei ha fatto una controrelazione. Adesso ho una decina, non, prima non avevo problemi, adesso ho una decina, un gruppo di problemi, e toccando molti argomenti molto interessanti. Allora, è un po' difficile rispondere a tutto. Uno è questo, che la posizione soggettivista è quella che secondo me tiene più conto delle differenze individuali e appunto della differenza, insomma, se mia da Maffettone o mia da lei, per esempio, ricordo il test del farmaco che facevo prima, usa un tipo di regole di aggregazione che definirei minime, no? Minime. Si possono anche aggiungere delle altre, si guadagna in efficacia matematica, si perde però in applicabilità, questo come sempre quando si aumenta la potenza dello strumento matematico, talvolta si perde, con ipotesi forti, però si perde in applicazioni. E questo è il punto. E questo tipo di visione è, come più volte De Finetti ha sostenuto, assai vicina al senso comune del farmacista, dell'assicuratore, del giocatore d'azzardo, non suicida naturalmente, che non vuole semplicemente avere il piacere di perdere, no? Riprende casi psicologici molto vividi e reali. Il tipo di scienza che viene fuori è una scienza molto vicina ai bisogni dell'uomo della strada. Lei naturalmente mi tira fuori il vissuto mi sento vedo un'orma di Husserl nel suo discorso, specialmente dell'Husserl della crisi delle scienze europee, cioè dell'ultimo Husserl. Allora, il mondo della vita, eccetera, eccetera, le chiedo, lei è critica di questo tipo di formalizzazione quando si tratta di applicazioni, non dico la roulette, ma magari per esempio al coordinamento di generazionali, investimenti, eccetera, o è critica di qualunque formalizzazione, perché qualunque formalizzazione uccide il mondo della vita? No, perché se no anche l'aritmetica, se non sa l'aritmetica quanto uccide il mondo della vita. No, per me la formalizzazione è legittima, non è adeguata al mondo. Dice, va bene per la fisica, insomma, non va bene per la morale. Però non è il gioco.
gioco del linguaggio ordinario. Beh, però questo... quindi è accettabile come formalizzazione, ma non è adeguata. Ho capito, ma io non riesco a vedere bene cosa voglio dire adeguate al mondo della vita, e arrivo anche a un esempio che lei ha fatto prima, che mi sembra molto interessante. Dice: noi tutti nasciamo in una comunità, e che questa comunità è un po' di più di noi, in un senso banale e vero. Ereditiamo un linguaggio, ereditiamo delle convenzioni, delle abitudini, dei tic, un mucchio di queste cose che Wittgenstein ha tra l'altro mirabilmente esaminato nelle sue osservazioni al testo di Fraser, Il ramo d'oro. Benissimo, tutto questo va bene. E tuttavia io talvolta mi domando se davvero la comunità venga prima degli individui. Secondo me, da un punto di vista strutturale, no. Cioè, è chiaro che l'impostazione che io difendo è quella di un individualismo radicale, di tipo spinoziano, se vuole, di questo genere. Tant'è vero che dalla lingua del nostro paese, dalle tradizioni succhiate col latte della mamma, eccetera, eccetera, viva Dio, possiamo emanciparci in modi anche piuttosto rapidi. Questi sradicati, secondo me, sono quelli che qui aveva scritto delle pagine bellissime von Hayek in Legislazione, Legge e Libertà. Questi sradicati sono quelli che sono il sale della crescita della società aperta. Per fortuna si cambia lingua, per fortuna Stendhal poteva definirsi milanese, pur ne essendo nato dalle parti di Parigi, perché gli piaceva stare a Milano. Io preferisco Parigi personalmente, ma gusti. E quindi non riesco a vedere un primato della comunità sull'individuo, a meno che non sia un primato di forza brutta. Capisco che questa è una posizione di individualismo radicale, metodologico ovviamente. Credo che siamo rimasti in tre in Italia a sostenere un punto di vista del genere. Uno è Piero Ostellino, uno sono io e un altro è il mio caro amico Dario Antiseri, che lui è ancora più individualista da me, perché lui lo è anche teologico, mentre io lo sono solo metodologico. Lui addirittura è anche teologico, a parte essendo un cattolico, capisco che difenda un aspetto teologico. Quindi di questo è un punto, secondo me, è molto importante. Avendo vissuto a lungo in paesi dove apparentemente il dato comunitario è quello che conta, la filiazione clan, per esempio, la filiazione secondo una matrice religiosa, la filiazione secondo una matrice linguistica, ecco, io ritengo che questo tipo di cose siano cose che non dico da lasciarsi alle spalle, per carità, non dico da cancellare, ma da guardare in modo molto relativo. Cioè, io non credo né ai problemi identitari né ai problemi di radici. Siamo portatori di identità multiple e ce le giochiamo a seconda dei casi, insomma. Tante volte uno riesce a combinarle, tante volte sono identità che si spezzano dentro di sé. Però una delle cose interessanti, secondo me, della formalizzazione usata in questo modo alla De Finetti, non come le assiomatiche vengono imparate a memoria, imposte agli studenti, non capiscono perché quei simboli che stanno studiando a memoria debbono essere usati invece di altri, perché semplicemente non ti dicono come devi usarli, ecco. Ma invece questo tipo di riflessione, a mio avviso, permette di superare non poche chiusure identitarie. Non vorrei fare su un discorso che si sente, che noi percepiamo di più al nord, per effetto anche di recenti episodi di cronaca, chiamiamola giudiziaria. Ecco, ma capisci cosa voglio dire? Ecco, quindi abbiamo in tasca le tessere di vari club, e poi ho sempre un club, no? Come sì. Dice Stephen Dedalus in una bellissima pagina di Ulisse, uno gli dice: tu muori per l'Irlanda, e all'altro dicono, al soldato che lo affronta ubriaco nella strada dei bordelli, tu muori per l'Inghilterra. E devo rispondere: ma perché devo morire? Io voglio di vivere e di starmene per i fatti miei. Non so se mi sono spiegato, ecco, in che senso. Allora, questi sono strumenti, secondo me, forti per chiarire ciò che c'è oscuro, raggiungere una specie di visione in uno specchio chiaro, per usare la bellissima definizione che una volta usò Ernst Jünger per definire appunto la pregnanza della matematica.
però capisco le sue riserve. Se posso, le stimo. Posso dire una cosa su questo punto? Ragionare qualche volta bisogna, diceva il nostro amico. No? E io non penso che l'essenza della faccenda, se posso dire la mia, sia la formalizzazione. L'essenza è anche molto poca. Tra l'altro, insomma, questa è una formuletta che si fa in quinta elementare. Io penso che la moltiplicazione, la divisione. Io penso che l'essenza sia la normatività. Nel senso di, nei contesti critici, nei punti delicati, in cui siamo in dubbio tra di noi, discutiamo una cosa e non sappiamo come fare. Esiste un punto comune su cui possiamo convergere oppure no? Questo punto comune non possiamo non trovarlo che attraverso un ragionamento ben impostato. Questa è la mia impressione. Non è questione di formule o non formule. Spesso la persona che propone il ragionamento più accettabile è uno che non sa nessuna formula. Il problema non è quello delle formule. Il problema è se l'esperienza pregressa ci consente di poter puntare su una soluzione senza dire non ho i dati statistici sufficienti per pronunciare. E in alcuni casi sicuramente sì, perché se si vedono per esempio, ma tanti comportamenti della vita si fa così. Perché rischiamo, non so, di andare nel traffico quando possiamo morire? Perché stare a casa è peggio. E tante cose del genere. Ora, io penso che queste cose sono abbastanza ovvie, quindi non c'è discussione. Quando invece abbiamo dei dubbi, cioè uno sostiene una cosa e uno sostiene un'altra, quando siamo in contesti critici, per forza bisogna fare ragionamenti del genere. Non necessariamente quello che ha fatto lui, ma ragionamenti come questo, in cui la formazione è una risorsa in più, perché quando la complessità del ragionamento diventa inaffrontabile, tu usi anche la formalizzazione per superare delle impasse concettuali e l'estrema complessità del ragionamento. Ma l'essenza non è... Io penso che lui abbia spiegato benissimo prima che l'essenza è un ragionamento, un modo di concepire il nostro rapporto tra le credenze che noi abbiamo, diciamo così pure spontaneamente, e le probabilità che queste credenze abbiano un riscontro nel mondo com'è. Questo è il punto essenziale. Allora, uno può dire che non c'è nessuno, ma allora quando abbiamo un minimo di controversia non possiamo discutere. Ognuno deve tacere e andarsi. Quindi in fondo la sua visione è più intersoggettiva di qualsiasi visione comunitaria, perché dell'altra soluzione, o c'è una soluzione condivisa da tutti, oppure nisba, niente, non c'è nient'altro. Invece lui sostiene la tesi, quando abbiamo un dubbio, quando abbiamo una controversia, non c'è altra via che mettersi a discutere come il corridoio dell'albergo, quel finale alla Marienbad che ci ha offerto. Io credo che sia una visione accettabile da tutti, non è neanche tanto una questione di scuole filosofiche, perché l'unica altra possibilità è l'autorità. Ci sono due forze, l'autorità e il discorso. O l'autorità o il centralismo democratico, per così facciamo di nuovo contento il pone, o il Thompson, insomma, cioè il Thompson, qualcosa del centralismo democratico. La novità della giornata, come vuole il centralismo democratico? No, posso fare un esempiettino, sì, che forse chiarisce bene i tre livelli oggettivo, soggettivo e intersoggettivo. Allora, supponiamo che io e Maffettone vogliamo questa sera divertirci insieme. La scelta è andare a mangiare la pizza napoletana, che è la mia specialità, Sebastiano ama moltissimo, oppure invece andarsene, magari mangiando un paninaccio di fretta, a vedere un bel western, tipo di film che io preferisco. Allora, testa è western, croce è pizza, va bene? Tiriamo fuori una moneta. Un mezzo, già. Potrebbe dire Maffettone, ma Giulio usa una particolare moneta, non c'è la moneta astratta, c'è una particolare individua moneta. Chi mi dice che quella che usa Giulio non sia voi in Lombardia truccata? Siete tutti un po'... Ecco. Oppure che magari è di lega non buona, quindi inclina da una parte, nemmeno Giulio lo sa. Come facciamo allora a essere sicuri che la nostra scelta rispetti i diritti di tutte e due? Si fa così. Invece di fare un lancio solo, se ne fanno due. Quindi possiamo avere i seguenti esiti possibili. Testa-testa, poi abbiamo testa-testa, croce-croce, testa-croce e croce-testa. Di questi quattro esiti possibili, i ripetuti vengono scartati. Quindi niente testa-testa, niente croce-croce. Ma se viene prima testa e poi croce, si va a vedere il western, mentre invece se viene prima croce e poi testa, si va in pizzeria. Tu dici, ma perché questo meccanismo così apparentemente barocco?
Ma la ragione è molto semplice, perché essendo i due eventi complementari, testa e croce, qualunque sia la probabilità di P di testa, la probabilità di croce sarà 1 meno P. E siccome in un caso la probabilità di testa-croce è P per 1 meno P, mentre nell'altro caso evidentemente 1 meno P per P e la abituale moltiplicazione tra numeri reali gode la proprietà commutativa, no? In questo caso, pur non sapendo soggettivamente il valore esatto il penchant della moneta, riusciamo, grazie all'oggettività delle leggi, a essere sullo stesso piano io e Maffettoni. Nessuno dei due è più avvantaggiato dell'altro, che lo sappia o no, e quindi possiamo, per l'accordo che abbiamo fatto, momento adesso intersoggettivo, decidere equamente di goderci la pizza. Sì, e questo è arrivato il momento della pizza, mi sembra. Questo, capisce? È un ottimo modo per risolvere le controversie, è un ottimo modo per... Ce ne sono altri, appunto la pistola, per esempio, ma non è in generale il modo che si usa normalmente, no, Corrado, tu che dici? No, assolutamente. Cioè, io credo che poi nella risoluzione controversie entra più la passione che la ragione, però insomma è un altro discorso. Questo è un modo per controllare le passioni. No, persino l'umore, secondo me, entra. Però, insomma, volevo fare una domanda, invece. Un po' più pratica. Io non sono un esperto di questo campo, dovreste chiamare qui Roberto Mannheimer che vi spiega il perché e il per come. Più modestamente, c'è un delizioso librettino che ho fatto tradurre la mia collana, molto divulgativo, si chiama Chance, di un signore di cui adesso però, vediamo se mi ricordo il nome, Axel, vero? Grazie. Di Axel, che è delizioso perché c'è un intero capitolo che spiega come si imbroglia con i sondaggi o ci si fa imbrogliare sui sondaggi, tanto per dire, perché uno quando fa questi sondaggi all'uscita, per esempio, dal soglio elettorale, magari dice, io ho votato per Bossi, però adesso questo qui, che magari è di sinistra, così gli faccio il bidone e gli dico che ho votato per Vendola. Possiamo fare un mucchio di altri esempi. Ecco, quindi i sondaggi io ci andrei molto molto cauto. Non sono cose che, appunto, basta leggere il libro di Axel per rendersi conto che non sono delle buone applicazioni di questo modo di pensare. Più difficile la questione di Condorcet, se tu mi alludi ai paradossi del voto, ma volevo starne volutamente lontano. Perché è uno degli esempi che mostra secondo me bene come l'individuo può essere razionale, cioè avere preferenze transitive, non è detto che le abbia sempre, perché c'è anche l'uomo che disvuole quel che volle, per citare l'Alighieri, ma certo la società tanto razionale non è, perché può avere benissimo sistemi di preferenze complesse non transitivi, no? E quindi in cui appunto un gruppo vuole Pietro invece di Paolo, un altro gruppo vuole le Paolo invece di Giovanni, ma nessuno vuole Pietro invece di Giovanni, no? Per rifare il paradosso di Condorcet nella maniera più, come dire, secca possibile. È vero, ma questo vuol dire appunto quello che dicevo prima, che la comunità è meno preziosa degli individui, perché per farla diventare razionale un modo per farlo c'è, basta un dittatore. E quindi, infatti, non a caso queste cose le dice molto bene Kenneth Arrow, non c'è bisogno di... basta mettere un dittatore e allora la società diventa assai transitiva.
è transitiva quanto è transitivo quei due che avete visto, quello con i baffetti e quell'altro che era un po' meglio ma non molto meglio, quell'altro con i baffoni, ecco, ma appunto, o c'è il centralismo democratico, come tu pensai, no? Ecco, quindi c'è un mucchio di modi per rendere transitive le comunità. E in quei casi io ritengo che è meglio transire ad altri liti, come diceva Spinoza, prendere e andarsene. No. Beh, è una domanda coattiva, è coattiva, la devo fare per forza. Sì, non come il pollo di no. Spero di non fare la fine del pollo, però questa domanda. No, io nel suo intervento, anzi anche nelle repliche, le varie domande che sono arrivate, ho colto un legame molto stretto tra un determinato approccio scientifico, una determinata metodologia. E nello studio dunque delle scienze è una filosofia politica di liberalismo che presuppone il raffronto di opinioni contrastanti e la fede nella religione della libertà. Secondo lei, soprattutto nella nostra epoca di crisi delle ideologie, di crisi dei grandi sistemi politici e di crisi delle illusioni, quanto può contare la riscoperta del liberalismo quale metodo soprattutto e in che connessione si pone con con innovazioni in campo scientifico a cui stiamo assistendo, soprattutto in campo fisico e microfisico. Capisco che magari sono due piani che apparentemente possono sembrare lontani, però mi interessa molto questa connessione. Bene. Ma guardi, questo è un bel problema. Se una società aperta incrementi la maggior creatività intanto a livello scientifico, cioè dalla società dunque all'impero scientifico. La migliore risposta secondo me è stata data in una pagina deliziosa di S. Mach, del suo capolavoro Conoscenza e Errore, dove Mach dice una buona comunità scientifica è fatta in modo da salvare le tradizioni, ma nello stesso tempo far uscire anche oppositori di queste tradizioni, perché così ci saranno più idee che circolano, più coraggio nel sostenerle, e questo si può fare soltanto con una, guardate, sono parole del 1905, con una società che non si richiuda a discriminazioni di sesso, di razza o di religione. 1905, mi sembra che sia una delle risposte migliori che si possono fare, o potrei citare Popper per esempio, ma ho citato Mach, perché l'ha detto prima di Popper e poi perché Mach è stato uno dei grandi punti di riferimento del dibattito italiano alla fine del Novecento, all'inizio del... alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, come mostra l'epistolario tra Mach e Vailatti, due autori che De Finetti teneva particolarmente cari, tutte e due, Vailatti e Mach. Ecco, quindi questa è la risposta. Poi c'è l'altra, il contrario. Ed è la tesi che piaceva molto a un nostro carissimo amico che purtroppo è scomparso pochi mesi fa, che era il professor Paolo Rossi dell'Università di Firenze, il quale in un bel libro, che tra l'altro ha pubblicato nella mia collana Il Tempo dei Maghi, ad un certo punto cita gli statuti della Royal Society come modello in piccolo di una futura società aperta. Come si discute liberamente senza paura dentro la Repubblica delle Lettere, così si deve discutere anche di nella società più ampia. È una temperia culturale che va dagli ultimi saggi di Bacone alla difesa della libertà di espressione in Milton 1644 fino agli statuti della Royal Society di Thomas Prater, che sono quello del 67, se ben mi ricordo. Tenete presente che queste cose a noi oggi possono sembrarci scontate. All'epoca in questione si finiva sul rogo per molto poco e comunque uno scienziato come Galileo Galilei ci aveva rischiato, non c'è finito, ma c'è andato fino a sentire il puzzo di bruciato c'è andato. Ecco, e non sono nemmeno episodi così desueti, basta vedere la caccia ai genetisti borghesi nella Russia di Stalin, diciamo, per gli orrori contro la fisica ebraica perpetrati
da gran parte del ceto accademico tedesco, ecco, quindi, che dovrebbero indurci a pensare a lungo. Io personalmente sono molto d'accordo con questa tesi di Paolo Rossi. La prima definizione di una società aperta sono state le società scientifiche. E poi qualcuno, come ad esempio John Milton, ha cominciato a dire: beh, quello che si può fare tranquillamente nella scienza, ammesso che fosse così tranquillo, perché non farlo nella coscienza, che è competenza mia, perché si tratta poi, in caso di la religione, per esempio, della mia salvezza individuale, e me la perseguo come piace a me, e non come piace al vescovo o come piace al re. Sono appunto tempi in cui appunto gli indipendentisti o indipendenti, come si chiamavano allora, erano piuttosto esuberanti, come il caso di Cromwell ad Edimburgo sta a dimostrare. Ecco, questo è un punto, secondo io ritengo che, se devo mettere in posizione più forti, qui forse non sono d'accordo con l'amico Cone, un serio liberalismo oggi o fa i conti, cioè si innerva dalla pratica scientifica, o è meglio che chiuda bottega, detto in termini brutali, è questo. Ultima cosa, non amo il termine religione della libertà, perché ritengo che la libertà non abbia bisogno della religione. Mi spiace del mio amico Viroli, che invece scrive libri su libri sulla religione della libertà e sul culto della Repubblica. Io sono d'accordo, sono dell'idea che le Repubbliche siano meglio delle monarchie, che si difendano quei metodi, quando è il caso, spicci teorizzati nei discorsi da Niccolò Machiavelli. Sono d'accordo su questo, ma non vedo perché questa è chiamarla religione. Si chiama libertà filosofica, philosophical freedom, come la chiamavano appunto Milton, i free thinkers, Locke e quella gente lì. Non c'è bisogno di chiamarla la religione della libertà. In questo mi distacco, Corrado, scusami, anche dalla tradizione di un noto liberale italiano. Sì, che tiene insieme. Ma vedi, la differenza è questa, la religio comunque nel ritmo più diffuso tiene insieme. Se tu prendi invece quel delizioso passo di Popper in cui dice: io mi ricorderò sempre di quel bravo soldato che riteneva di essere solo lui che andava al passo giusto e tutto il battaglione era fuori squadra. Non c'è migliore elogio del dissenso di questo. Quindi non del consenso, ma del dissenso. Va bene, io penso che dobbiamo applaudire questo giorno.